Allora, per BC Sport e qui BC Sport, giornata di volate splendida quella di Jonathan Milan, e non possiamo non parlarne con Alessandro Petacchi, che ne ha vinte una marea. Alessandro, come l'hai vissuta in diretta questa volata? Nel finale è stato Jonathan, è stato pilotato benissimo da Pasqualon, l'ha messo nella miglior posizione a ruota di Grove. C'è stato un momento che voleva partire, non aveva il posto per passare, appena trovato un varco, abbiamo visto tutti, insomma, c'è poco da dire, ha fatto una grande volata, una grande progressione, siamo contenti di aver trovato un velocista che può vincere le tappe nei grandi giri. Senti, secondo te appunto Jonathan Milan che corridore può diventare? Può diventare un velocista all'Alessandro Petacchi, diciamo? Io me lo auguro, è molto giovane, ha 22 anni, è un grande pistard, ha fatto vedere che la qualità e le doti per vincere le volate, le grandi volate dei grandi giri ci sono, quindi ce lo auguriamo. Senti, te lo aspetti vincente in altre volate del Giro d'Italia? Penso di sì, penso che ha trovato anche la confidenza giusta, ha capito che può vincere, che può battere questi velocisti, è importante anche che ne siano consapevoli i compagni e ci hanno creduto perché gli hanno dato grande fiducia e lui l'ha ripagati con una bellissima vittoria. Senti, molti sostengono che non sia un velocista puro ma anche un uomo da classiche, tu che ne pensi? In prospettiva ovviamente. Un bestione così può fare anche una Roubaix, quindi perché no? Sicuramente ha tutto il tempo, ha 22 anni, quindi diamogli il tempo per poco a poco di crescere, di provarsi, di testarsi. Ora ha vinto una bella volata, ma non cominciamo già a pensare troppo tutto quello che può fare, diamogli il giusto tempo, con calma, ha 22 anni, ripeto, è talmente giovane che può fare... Intanto è qui al giro e godiamocelo al giro. Senti, chi ti ricorda del passato? Un grande velocista che a cui lo paragoneresti? Non saprei, ora come ora non saprei. È veramente potente, è un corridore che ha bisogno di essere lanciato. Alberto Volpi ci diceva il Guido Bontempi degli anni d'oro. Potrebbe, sì, potrebbe essere, visto per la stazza fisica, io non ho corso con Bontempi, Alberto sì, quindi sicuramente lo conosceva molto meglio lui, Guidone, quindi se è come Guido, ben venga, abbiamo trovato un gran velocista. Senti, ultimissima domanda Alessandro, molti velocisti lamentano un po' questo eccesso quasi di spettacolo che c'è ora, i Poga, Charlie e Evenepoel li rendono la vita dura e i percorsi non vanno loro incontro, tu cosa ne pensi? C'è poco da dire, nel senso, ognuno fa la sua corsa, i percorsi sono questi, c'è chi interpreta la gara anche già da lontano, attaccano senza timore, rendono la vita dura un po' a tutti e giustamente ognuno fa la sua corsa, se può far fuori le ruote veloci alla prima difficoltà o su una difficoltà che magari sulla carta potrebbe andare bene anche ai velocisti, ma cercano di mettere in difficoltà, è giusto che ognuno faccia la sua corsa. Ma il velocista puro è destinato a scomparire o no? Diciamo che il velocista puro al giorno d'oggi, insomma, trovare una tappa facile senza difficoltà, una tappa come oggi per come è stata corsa, nemmeno un velocista puro ha dei problemi, però è chiaro che bisogna migliorare, bisogna cercare di migliorarsi anche sulle brevi salite con le pendenze dolci, chiaramente non salite molto impegnative, un velocista deve cercare di superarle il meglio possibile, poi avere anche il tempo di recuperare lo sforzo e poi fare la propria volata. Grazie Alessandro e buon lavoro. Grazie a te.